Mentre dentro l'hotel Montreux Palace i grandi discutono del futuro della Siria, fuori qualcuno dei cittadini esprime la sua opinione. Ma tra la gente comune ben pochi sono arrivati a Montreux. Da un lato un gruppetto di sostenitori di Bashar al-Assad, dall'altro alcuni oppositori. Tra i primi questo manifestante. Vogliamo la pace, vogliamo che il nostro popolo scelga da solo il suo presidente, senza ingerenze esterne, e non vogliamo più terrorismo né finanziamenti dall'estero. La manifestazione di sostegno al regime suscita la reazione di alcuni siriani del fronte opposto. Abbiamo voluto esprimere il nostro sentimento di fronte a queste stragi di bambini. Lo stiamo urlando nella speranza che le persone all'interno ci ascoltino e che il regime si vergogni di ciò che ha fatto e se ne vada. Il popolo siriano ha smesso di sperare in queste conferenze perché sono 3 anni che viene massacrato e la comunità internazionale non si è mossa. Se finora i colloqui non hanno portato alla pace, rimangono comunque l'unico mezzo per cercare una soluzione negoziata che eviti il proseguimento del conflitto fino alla vittoria militare di una delle parti.